L'AMNIL dedica la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro al 29° anniversario della legge 257 del 92 che ha messo al bando l'amianto. Da dove nasce questa esigenza? Guardi, l'esigenza parte dal fatto che in Italia ci sono ormai 20.000 persone che si ammalano di amianto, con le malattie correlate, quindi asbestos correlate. Di qui parte la volontà di ANMIL di creare una commissione all'interno della struttura nazionale che si occupi di amianto. Perché cosa è successo? Che su 20.000 persone che si ammalano, solo 2.500 persone denunciano la malattia professionale. E ancora di meno sono quelle riconosciute da INAIL. Quindi stiamo parlando intorno ai 1.200-1.300 persone che vengono riconosciute da ANMIL come malati professionali. Di amianto si muore, ma soprattutto di amianto non si guarisce. Perché? Perché di amianto, quando uno si accorge di avere una malattia come questa, e guardate, non riguarda solo e soltanto gli uomini, perché per un paradosso, molti lavoratori hanno portato dietro di loro indumenti ignari del fatto che potevano essere sporchi di fibre di amianto, li hanno portati a casa, si sono ammalati le mogli e a volte anche i figli. E qui parte il dramma, e qui la volontà di ANMIL di risolvere una volta per tutte questa tematica. Sono trascorsi 29 anni dalla legge che ha messo a bando l'amianto in Italia. Quali dovevano essere gli obiettivi ad oggi da raggiungere e quali invece sono stati raggiunti? Le organizzazioni sindacali, insieme al Ministero del Lavoro, insieme anche alle imprese, individuarono dei percorsi per un esodo agevolato di questi lavoratori, sia di quelli malati e sia di quelli che cessavano l'attività produttiva. E quindi ci fu un meccanismo che portò molti lavoratori, circa 140.000 lavoratori, ad un pensionamento anticipato. Quindi fu una misura, sul piano sociale, dobbiamo dire che la misura fu efficace perché attenuò l'impatto della cessazione dell'uso dell'amianto sugli effetti occupazionali. Rimanevano irrisolti gli aspetti sanitari, perché tra il momento dell'esposizione, il momento in cui siamo sicuri, e il momento della manifestazione dell'eventuale malattia, passano anche 30-40 anni. Siamo nelle condizioni, abbiamo tutti gli strumenti, tutte le conoscenze, oggi, dopo aver messo a bando l'amianto, adesso dobbiamo eliminare l'amianto e dobbiamo curare i danni enormi che l'amianto ha fatto e soprattutto fare in modo che tra 10-20 anni non ci sia il problema amianto e delle malattie d'amianto nel nostro paese.